Ricordate la segnalazione di sabato scorso di una telespettatrice costretta a barricarsi in casa per una strada che diviene fiume in piena? Ogni qualvolta piogge torrenziali si abbattono a mussolente? Ebbene, oggi abbiamo sentito il sindaco Cristiano Montagnier chiedendo se pensa di intervenire e con quali tempi. Stiamo prendendo per mano ormai da 5 anni a questa parte tutte queste situazioni spiacevoli e che riguardano diverse parti del territorio. Ci stiamo lavorando perché la soluzione lì non è semplice e anche perché dobbiamo trovarla insieme con anche il consorzio di Cittadella. Ecco, però quindi che cosa possiamo rispondere a questa signora che insomma è anni che si vede la strada allagata che sembra una piscina proprio davanti a casa? Cosa possiamo dare come risposta? Perché voi mi state dicendo che effettivamente è anni che anche voi ci pensate, ma il problema rimane. No, diciamo che l'acuirsi della situazione è stato soprattutto negli ultimi anni e con le ultime piogge. Sicuramente dobbiamo risolvere il problema anche abbastanza a breve, adesso è da capire la soluzione tecnica per riuscire a farlo rispetto a questo, anche perché lì abbiamo una situazione un po' strana in quanto il campo a nord, come si vedono anche dalle immagini, è più alto rispetto alla base stradale di circa 30 centimetri e quindi è logico che ogni qualvolta c'è un fortunale quella strada è la prima che va ad allagarsi. I vostri prossimi tempi quali saranno? I tempi sono quelli di riuscire a capire effettivamente con il proprietario e con il consorzio e con anche dico ATS, l'Alto Trigiano Servizi, di capire come riuscire a far smaltire quell'acqua e quindi intervenire su quella strada là. Quindi quando pensate di riunirvi? Ma noi siamo già al lavoro su quel pezzo di strada là. Possiamo dire alla telespettatrice di stare serena? Diciamo che ci stiamo lavorando e che nel più breve tempo possibile sistemiamo tutta quanta la cosa. Ripeto, non è così semplice.